Per qualcuno il caro libri è una fake news. Secondo un'indagine condotta dal sindacato Librai, la spesa media è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, ma l'esborso è pur sempre importante. Servono centinaia di euro per riempire gli zaini degli alunni di scuole medie e superiori. Il primo anno del corso di studi è senz'altro il più oneroso. 380. Ma ci sono anche i libri di mia sorella minore che fa la seconda media. Qualche libro che sei riuscita a riutilizzare dalla scorsa stagione? Sì, il libro di informatica, se non sbaglio, però sono pochi i libri che si possono riutilizzare per il triennio o il biennio. Il primo anno sui 350-400. Scuole medie? No, scuole superiori, sì. Mentre per quanto riguarda l'andare avanti, ho un altro figlio, il quarto anno di meno, arriviamo sui 200. Comunque, con due figli a settembre è una bella spesa. Sì, molto. Le librerie sono già affollate, ma il pienone si registrerà da lunedì in poi. Molti aspettano l'apertura delle scuole per completare gli acquisti. Prezzo totale si aggira sui 130 euro più o meno, poiché si escludono chiaramente i libri che si portano per tutti i 3 anni. L'anno scorso quanto ha speso? È un 300-350 euro più o meno, solo per un figlio. Io ho ordinato e qui mi sono trovata benissimo, nel senso che non ho avuto liste di attesa. Poi è logico che prenderli preventivamente è sicuramente una strategia migliore. Anche ai librai hanno molto da dire. Rispetto a qualche decennio fa, sono rimasti in pochi. La concorrenza, la grande distribuzione del commercio online è spietata. Si privilegia praticamente il commercio della grande distribuzione, danno dei buoni, che chiaramente è tutta una tecnica di vendita. Funziona questo sistema dei buoni libro? Allora, il buono libro è un fatto importante per le famiglie poco ambiente. Il problema è la distribuzione dei buoni libri che spesso avviene in ritardo. Anche il mercato dell'usato è un fattore da tenere in considerazione. I ragazzi si danno da fare per accumulare qualche euro, non sempre reinvestito in libri. Speriamo un bel profitto, cioè si spera sempre un bel profitto. Questi qua li investiamo per altre cose.